E stasera parliamo di sport. Allora vi devo dire subito, Guido Bagatta, vedete qui il suo cavaliere, ma ci sono io, non sono Guido Bagatta. Guido Bagatta è stato, diciamo, operato, dico tranquillamente, alle corde vocali, era una cosa che gli dava fastidio da un po' di tempo, ha fatto questo intervento, sperava di poter venire fino all'ultimo, ma non può ancora parlare, così gli dicono i medici. E questo è perché soprattutto per loro, per voi, soprattutto che lavorate con la voce, come tutti, sono cose importanti da tenere. Però stasera parleremo di sport. Parliamo di sport, che è un po' l'anima, sì, sicuro, di Iva Zazzaroni e l'anima anche di Francesco Pierantozzi. Allora, Francesco Pierantozzi, forse è meglio che ti presenti da te, che sai tutto. Io so solo che sei un appassionato sportivo, che sei anche un docente, che lavori in Sky e che soprattutto sei amico degli amici di Piero Chiara. Abbiamo già fatto delle altre cose noi insieme. Sì, anche con Gianni Mura, ti ricordi? Giusto, ti ricordo. Ieri era proprio 4 anni dalla scomparsa, anzi l'altro ieri, di Gianni Mura. Allora, spiega tu ai nostri presenti cosa sei. No, ma hai già detto tutto, c'è poco da dire di altro, anzi andiamo parliamo direttamente delle cose di cui dobbiamo parlare, lasciamo perdere le presentazioni, piuttosto presentiamo Ivan, che è riuscito a uscire dallo sport. Oggi è un uomo di spettacolo, non è solo il direttore del Corriere dello Sport, uomo di radio, di televisione, di giornale, di tutto. Di ballo, esatto, lì che sei stato lanciato da quello, vero? No, lanciato. Cosa è successo? Lanciato come uomo spettacolo. Intanto buonasera a tutti, scusate il ritardo perché... Come uomo spettacolo? Sì, però sono uno spettacolo di uomo. Vabbè, no, dovrei presentarti come Ivan Zazzaroni. Ecco, no, questo capita praticamente tutti i giorni quando a Roma incontro qualcuno in macchina e tassisti o ti chiedono come va la Roma Lazio oppure ti danno il voto dicendo prima Ivan Zazzaroni, no. Tutte cose. E perché suona anche bene, poi sono anche il primo nella giuria. No, questa è una scelta, dicevo adesso, a Bambi. Rischiosa ma anche molto fortunata, perché quelli che si intendono di marketing dicono: hai lavorato sul tuo personaggio. Io non ho mai lavorato sul mio personaggio, io ho accettato l'invito di Milly Carlucci, che voleva che ballassi il primo anno, e non ci penso minimamente. Ho detto: se vuoi al massimo faccio il giurato, e lei dice va bene. Non avevo mai praticamente giudicato un ballo, per cui mi sono dovuto preparare e mettermi davanti a 5 milioni di persone e cercare di dire meno sciocchezze possibili. Poi l'anno dopo ho ballato e devo dire che mi sono molto divertito, oltre a calare 9 kg in 2 mesi, che ho ripreso. E poi da lì sono 16 anni, praticamente su 18, che sono in questa giuria di pazzi scatenati che il sabato sera così intrattengono le persone, che obiettivamente è stata per me una cosa molto importante, perché veramente mi ha portato su una dimensione completamente diversa, che è quella del divertimento, dell'intrattenimento. Quindi forse anche il giornalista, che io come giornalista risulto antipatico, arrogante, tutto, però con ballando sono riuscito ad avere un pochino più di simpatia da parte della gente, e poi soprattutto un gradimento da parte delle signore degli 80, 90, 100 anni, che francamente non immaginavo. Quando arrivo a ballando il sabato sera, noi ci vediamo alle 7 di sera per la riunione, è un trionfo assoluto, cioè faccio foto con veramente da RSA, però è molto divertente, e poi vedere queste signore che ti guardano e ti dicono: ma com'è alto, pensavo fosse più basso, ma com'è magro, ma com'è, tutte queste cose qua. E la mia compagna naturalmente non è gelosa, perché è vista l'età al target, quindi va benissimo da questo punto di vista. Lo sport è la mia vita da 45 anni, quindi ho iniziato nel 1979-80 con il basket. Ecco, qui gliel'ho detto prima in macchina, bisogna dichiararsi, perché l'unica cosa che conta non è essere juventini, interisti o milanisti. Tieni alla Virtus o alla Fortitudo? A Bologna esisteva il basket, quindi io sono cresciuto anche col qua. Basket, frequentavo i giocatori, quindi ho iniziato con la Gazzetta dello Sport nel 1981 facendo basket. Sono virtussino, questo diciamolo chiaro e tondo, l'ho anche dichiarato l'altro giorno sul giornale.
E quindi ho vissuto tutti gli anni belli, gli anni di Marquinhos, di McMillan, di McMillian, di Asa Nikolic, quindi frequentavo veramente quel di Meo Sacchetti quando avevamo tre squadre, Cagliaris, Piero Valenti. Da lì sono partito e poi dopo sono passato a quello che è la mia vera grande passione, che è il calcio, però attraverso un percorso molto tortuoso, perché il primo contratto me lo fecero per le auto. Io l'unico esame che ho, nel quale mi hanno bocciato nella mia vita, è quello di guida, e io sono diventato inviato di Autosprint dopo pochissimi mesi, senza capire una benedetta mazza di BL, pistoni o altre cose. La cosa più divertente è successa l'altro giorno, quando è venuto a trovarmi Riccardo Scamarcio, con il regista di questo film Race of Glory, che esce adesso, e parla della sfida fra Audi e Lancia del 1983. In quegli anni io ero inviato di Autosprint, per cui quando ho visto Scamarcio ho detto: guarda che state parlando di me, perché io ero inviato. Dice: guarda che la sceneggiatura l'abbiamo fatta sui tuoi articoli. Dico: allora vengo sicuramente a vederlo, pur non sapendo nulla. Cioè, io di auto ancora oggi non so nulla. Se ci ferma l'automobile sei disperato. Come? Se ci ferma l'automobile guida lei, cioè chiami il carro attrezzi, anche con i parcheggi e tutto il resto. Infatti l'ho detto: dopo esci tu dal parcheggio perché sei più brava. E poi sono, per mia sfortuna, fortuna, sono stato anche direttore di Autosprint. Puoi immaginarti che cosa non ho combinato nell'anno degli anni di Schumacher, nell'anno della morte di Senna, quindi, e soprattutto nell'anno dell'incidente di Zanardi, che è un mio fraterno amico, essendo di Bologna, e sono stato il primo che ha saputo dell'incidente di Zanardi, perché le mamme uscivano, andavano a ballare, mia mamma e la mamma di Alex, la sera. Io ho una mamma molto giovane, e mi telefonò dicendomi: ma ha chiamato Anna, la mamma di Alex, ma hai saputo l'incidente? Quale incidente, scusami? No, dice che Alex ha avuto un incidente, e ho cominciato a muovere tutti, e c'era stato questo incidente pauroso, nel quale lui era rimasto, se non sbaglio, con un litro di sangue, gli hanno tagliate le gambe, una cosa pazzesca, e Alex dopo un mese lo chiamai in ospedale, e lui mi disse: a dicembre ti farò un regalo. A dicembre c'era la festa dei caschi d'oro, e io dirigevo appunto il Autosprint. Lui si presentò ai caschi d'oro, sono le immagini su YouTube, e fu il giorno in cui dalla carrozzella lui si alzò in piedi, facendo battute anche sulle sue gambe, quindi una cosa che c'era la gente, c'era la sorella di Senna che piangeva, c'era Schumacher, c'era Todd, c'era una delle più grosse emozioni che abbia provato, perché vedere questo ragazzo che si alza in piedi senza le gambe, la gente non ci voleva credere, e credo che in 45 anni forse la cosa più forte che ho provato, dopo il gol di Baggio nel 94 a Pasadena, ecco, quello è stata un'altra cosa che mi ha assolutamente entusiasmato. Una parentesi, torno un attimo, insomma, sul basket, sì, perché abbiamo sulla coscienza un grave fatto a Varese per l'assente Guido Bagatta. L'abbiamo fatto giocare nella nostra squadra nel 99 al McDonald's Open contro i San Antonio Spurs, una delle pagine più nere della storia del basket varesino. Posso l'operazione, immaginare. Si era riuscito a mettersi una, lui che tiene all'Olimpia, insomma, si era messo una maglietta dei Roosters Varese e aveva giocato. Ma infatti quando Babi mi ha detto: guarda che non può parlare, dico: beh, questa non è una cattiva notizia. Ma sul tema della serata si potrebbe stare qui per una settimana, però la prima cosa che mi viene in mente, vista la tua versatilità, televisione, radio, un po' tutto, ha ancora senso la cosiddetta intermediazione, cioè qualcuno che ti parli di sport in un mondo in cui ti arriva tutto direttamente, social, non c'è più questa benedetta intermediazione? È una bella domanda. Io sono fuori dai social, sono rimasto per forse 8 anni su Twitter, e risultavo come il most engaged journalist, quello che veniva più frequentato. Erano 90% insulti e 10% complimenti. A mia mamma sfiorava, le orecchie ogni tanto fischiavano, perché figlio di lei, poverina, che non ha mai fatto la vita. E poi li ho abbandonati nel 2019 perché ho avuto un po' di incidenti di percorso, e devo dire che si vede benissimo. Ha ancora senso, per rispondere alla tua domanda? Sì, perché se non avesse più senso noi non saremmo qui. Nel senso che io credo che quello che ha più senso è l'autorevolezza e la credibilità, che sono parole che sembrano vuote, però in realtà
In realtà io dico sempre, quando mi capita per esempio di parlare con lettori o dico: ragazzi, ma scegliete voi il vostro interlocutore, cioè se dite che questo giornalista non è bravo, questo giornale fa schifo, quest'altro, ma sceglietelo voi, cioè decidete voi cosa fare, poi tu puoi anche non comprarlo evidentemente, ma se tu credi nell'esperienza, negli incontri di uno, nella capacità di comunicare di un giornalista, secondo me devi andare avanti, cioè devi sceglierlo come punto di riferimento. Oggi noi siamo invasi da commenti di tutti, gente che veramente non sa nemmeno di che cosa parla, non conosce, non legge, oppure legge e riporta, questo sui social, e noi siamo invasi da questa massa di disinformazioni che ci stanno complicando l'esistenza, questo è evidente, perché soprattutto il Covid ha portato soprattutto i giovani, che già leggevano poco, a vivere solo di cellulare, cioè si sono isolati e hanno vissuto, sono abituati a questo e non li porti più indietro. Per cui noi abbiamo ancora un ruolo, se riusciamo a difenderlo da questo punto di vista con l'onestà, la credibilità. Io per esempio sono forse uno dei pochi che ha sempre detto di non essere obiettivo, io ho sempre dichiarato di essere un giornalista non obiettivo, io sono di parte, cioè quando tu sai, quando io scrivo una cosa, tu sai che la mia è una cosa parziale, però sono onesto. Cioè, è un po' il giornalismo all'americana, perché si dichiara l'anchor, no? A volte che è di destra, cioè repubblicano piuttosto che democratico. Io non so se americana, inglese, bolognese, io so che sono così, cioè io ho i miei partiti che sono, facciamo una cosa molto semplice, così chiarisco, l'allenatore col quale io riesco a condividere opinioni, senso dello sport, anche autoironia. Per esempio i miei tre, le mie tre icone sono Mourinho, Allegri e Ancelotti. Io di quei tre lì, io quei tre li difenderò fino alla morte, perché li conosco, perché li frequento, non siamo amici evidentemente, però c'è quella sorta di, non è amicizia, di rapporto, di stima, di rispetto reciproco, per il quale tu sai che se io dico una cosa su Ancelotti è vera, se dico una cosa su Allegri è vera, se dico una cosa su Mourinho è vera, perché la so, perché gli ho parlato, perché lo... E lì c'è la differenza di intermediazione. Quello che frequenta Twitter o che fa il social, che non ha mai viaggiato, che non ha mai incontrato, che non ha mai girato, che non ha mai visto, cosa ti può portare? Cioè, e purtroppo oggi come oggi vediamo che tanti giovani giornalisti o presunti tali arrivano da quel mondo, per cui è gente che non ha mai incontrato nessuno, non ha mai viaggiato. Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere un giornalismo in cui c'erano i soldi, in cui si vendevano i giornali, per cui viaggiavamo, incontravamo, vedevamo, verificavamo. Io credo che sia questa la vera grande differenza. Purtroppo tanti giornalisti importanti se ne sono andati. Tu hai parlato di Mura, Sconcerti, e tutta la gente con la quale ho lavorato, che effettivamente ti portava delle cose, ti portava l'esperienza, ti portava l'incontro, ti portava quello che sapeva di quel personaggio. E io credo che sia questo l'unico modo. Aggiungo anche Gianni Clerici, che è un altro. Gianni Clerici, assolutamente. Vicino, esatto. Marino Tommasi, che è ancora vivo, ha fatto 90 anni. Tutta gente che ha avuto la fortuna di vivere nel momento giusto. E oggi, che il momento giusto non è più, chi ha la fortuna di esserci ancora, e io parlo di me, ma anche di pochi altri, e di aver vissuto quel periodo, secondo me può dare qualcosa di più degli altri. Cioè la differenza la noti quando uno scrive, quando uno dice, poi sai, in televisione io magari sono a volte maleducato, a volte arrogante, me ne rendo conto perfettamente, sarà anche l'età, sarà l'andropausa, sarà qualcos'altro, però cerco sempre di essere onesto nelle valutazioni, poi mi piace far polemiche, far casino, mi è sempre piaciuto. Quindi è un po' colpa nostra se non riusciamo a insegnare a questi giovani giornalisti, visto che tu dici che è ancora necessaria l'intermediazione, quali sono i difetti? Allora, principali? Io la mia polemica più forte che faccio con l'ordine dei giornalisti, che non esiste, è che abbiamo delegato ai talent l'opinione. Cioè gli ex giocatori, gli ex allenatori. Io faccio delle guerre, delle battaglie costantemente dicendo che noi siamo i nemici di noi stessi, nel senso che per difendere quel piccolo orticello o per non far sì che il collega non crescesse, o quella, abbiamo cominciato, i direttori in particolare, a abbandonare i giovani e dargli dei microfoni in mano, quindi microfonisti,
e le opinioni devono darle l'ex calciatore, l'ex allenatore, l'ex, che magari non sanno neanche comunicare, cioè perché tu puoi avere una bagaglia di esperienze grandi così, ma se non le sai comunicare non esisti, per cui ci vuole anche un minimo di studio, un minimo di preparazione anche nel comunicare alla gente. E quindi io credo che noi con gli anni, diventando, vedi che tanti ormai fanno anche i difensori del club, no? Fanno molti presunti giornalisti, fanno, come posso dire, i giornalisti di riferimento di un club, i tifosi o altre cose del genere, un altro ruolo che si sono dati. Noi per difendere il nostro Orticello abbiamo delegato un lavoro, il nostro lavoro, l'abbiamo lasciato a, io non faccio nomi perché potrei fare cognomi, a gente che secondo me veramente, cioè se tu dici ma io il calcio lo so perché ho giocato a calcio, il più grande giornalista che io abbia conosciuto di calcio non aveva mai giocato a calcio, che era D'Alberto Bortolotti, però D'Alberto Bortolotti quando scriveva di qualsiasi sport dovevi togliergli il cappello e ringraziare di aver letto. Non è quello, oggi questi parlano il covercianese, una lingua impropria, tirano fuori neologismi che non so. Il basket è nato con un linguaggio da basket, il calcio non può essere, non può derivare, non può importare il linguaggio del basket e portarlo al calcio, perché la gente non capisce. Perché l'Italia non è la Francia dal punto di vista giornalistico? Sai che io mi occupo degli altri sport che non definisco minori perché sembra che manchi un pezzo, ci sia qualcosa che non va, altri sport. Perché l'Italia... L'Equipe, tu sei direttore, ma l'Equipe quando c'è Roland Garros mette il tennis, quando c'è judo a Bercy mette judo, quando c'è il rugby mette rugby, quando c'è il Tour de France è il Tour de France. Il calcio non è che non ci sia, però in quel momento c'è altro. Da noi si fatica proprio a riuscire a inserire... l'altro. Perché quando c'è una partita di calcio ci sono 4, 5, 6, 7 milioni e quando c'è una partita di basket, anzi il basket fanno fatica a trasmetterlo addirittura alla Rai che ha dovuto concederlo a destra e a sinistra. No, ma questo è chiaro. Perché noi però c'è una responsabilità nostra o è proprio un sistema? No, perché in Inghilterra non hanno il bidet? Perché siamo diversi, cioè se noi cerchiamo di essere uguali agli altri, o purtroppo in qualche cosa stiamo veramente per esserlo, cioè con gli americani stiamo portando, a parte la lingua, ormai parliamo soltanto in inglese. Ecco, questo avrei voluto chiedere. Esatto, è una cosa... però noi siamo diversi, noi siamo più polemici, siamo individualisti, non facciamo mai sistema. Per esempio i tedeschi fanno sistema, guarda come hanno fatto, come sono cresciuti con il Mondiale 2006. Noi tutti ci lamentiamo, viviamo di scandali, però dagli scandali usciamo sempre con qualcosa. 2006 abbiamo il scandalo Calciopoli, vinciamo il Mondiale e allora siamo i più bravi del mondo. Però la struttura l'abbiamo abbandonata, cioè abbiamo fatto il risultato ma non avevamo la struttura. Nel 2007 siamo di nuovo da capo, nel 2024... tipo ieri sera, io ho guardato la televisione, ho visto la nazionale, ho detto, beh, se questa è la nazionale, io vado a fare rugby, se questi 11 qua possono essere rappresentare l'Italia, quindi, però, vedi, ci lamentiamo, ma non facciamo nulla per migliorare, per cambiare, per creare qualcosa di nuovo, soltanto parole, soltanto ci programmi, pianificazioni, faremo questo, faremo quello, faremo gli stadi. Ecco, questo è altro tema. Io per battuta dico, l'ultimo stadio che ho visto fare a Roma è Colosseo. Perché cioè, l'Olimpico sì negli anni 60, ma perché poi abbiamo la burocrazia, abbiamo tante cose belle, tante cose meno belle. Noi usciamo bene dalle emergenze, quando abbiamo un problema noi riusciamo sempre a trovare il modo per uscirne, ma non riusciamo a evitare l'emergenza, cioè a darci una stabilità. Oggi sentiamo parlare di sostenibilità, no? Per esempio qui è una parola che serve sempre quando presenti i progetti, devi inserire sostenibilità, se no ti qui a Varese c'è un grande manager, no? Di Varese, che è Beppe Marotta, col quale io parlo pochissimo perché non lo sopporto. C'è anche oggi, però è bravissimo. C'è anche uno giovane che si chiama Luis Scola, che è bravissimo. Allora, Beppe Marotta sta vincendo lo scudetto con una società che ha 700 milioni di debiti. È possibile, cioè oggi avete letto 300 milioni che gli ha richiesto il tribunale a Zhang, che è in Cina da maggio o giugno, 365 milioni di prestito da Oaktree, cioè indebitato dei livelli che in una
paese normale chiudono le porte, buttano via la chiave. Lui riesce a vincere lo scudetto. Lui secondo me incarna la capacità dell'italiano, cioè in un club che dovrebbe chiudere, no? Perché in un mondo normale dovrebbe chiudere, io sono uno dei pochi che lo dice perché gli altri sono asserviti, c'è un manager che riesce a vincere lo scudetto e va in finale di Coppa dei Campioni. Ecco, lui è l'italiano nella sua essenza, la capacità di comunque portare il risultato in una dimensione, in una situazione che in altre situazioni non sarebbe permesso. Qui non c'è Marotta, non può rispondergli, quindi siamo... Ma è meglio, perché no, non gli risponderei io. Quando invece cambio un po' argomento, mi sposto dal calcio alle Olimpiadi, si vincono tante medaglie d'oro, come è successo a Tokyo, meraviglioso, però sembra quasi quando la golf nasconde sotto il tappeto la polvere, perché in realtà nasconde qualcosa che non va. Quello è il merito di genitori e volontari, che tra l'altro adesso trovano delle enormi difficoltà con la nuova legge. È una bellissima domanda, perché mi fai arrivare a qui, è la risposta esatta a quella. Noi abbiamo vinto più medaglie alle Olimpiadi dopo il Covid, e cioè senza arrangiandoci quando abbiamo senza preparazione. Quando si parla di anno preolimpico o biennio preolimpico, si parla di preparazione per gli atleti che puntano esclusivamente a quell'obiettivo, no? Attraverso un percorso a tappe. Ok, noi nell'anno del Covid, in cui non c'erano le palestre, non c'erano le piscine, c'erano pochissime, non potevi uscire, dovevi stare in casa, abbiamo fatto le Olimpiadi a Tokyo e abbiamo vinto i 100, ma neanche sognare di avere il salto in alto, cioè la 4%, cioè una roba impressionante. Questo ti dà l'idea della capacità che noi italiani abbiamo. Io li chiamo miracoli, perché quelli sono miracoli. Anche nel nuoto non potevano addirittura neanche nuotare e prepararsi, eppure abbiamo fatto solo medaglie. Quindi in condizioni normali non ci siamo, vincono gli americani, i cinesi, i giapponesi, i russi, altre cose. Quando invece le condizioni sono straordinarie, arriviamo noi e facciamo incetta di medaglie. E devo dirti che abbiamo anche un altro aspetto che è fondamentale: noi siamo molto portati all'evento, cioè a noi il percorso piace poco, ma quando c'è un evento dove c'è l'Italia, diciamo il mondiale, non la Coppa del Mondo, dove c'è un evento, infatti c'è in Nazioni, adesso che vinciamo vedrai quanta gente vedrà di più il rugby, ma quando c'è l'evento noi guardiamo anche il curling, cioè siamo interessati anche alle bocce, cioè, e questo è e riusciamo anche a fare ascolto in televisione, perché a noi piacciono le cose un po' straordinarie, forse perché siamo anche un po' straordinari sotto certi aspetti. Questo però soprattutto per gli altri sport, perché il calcio resiste, voglio dire, anche proprio quando le cose vanno male. Mica tanto, perché abbiamo perso due qualificazioni mondiali. No, cioè, però dico, come ascolto, come interesse, come quello non lo perde. Sì, però gli altri sport devono vivere attraverso Sinner. Sinner buca, arriva da tutte le adesso parti. Giocano tutti a tennis. Prima c'era il padel. Padel è morto con Sinner. Io adoro Sinner perché io detesto il padel. Anch'io, siamo in ecco. Due. Allora, quando ho visto che Sinner ha vinto tutto quello che ha vinto, naturalmente anche la Davis, così, e il padel è andato in secondo piano, noi come Corriere dello Sport organizziamo gli europei tutti di padel. Mi hanno chiamato, io, scusate la parola un po' forte, agli Oscar del padel a parlare come direttore del Corriere dello Sport. Sono salito, c'erano tutte le rappresentanze, Coni, Malagò, ho detto: signori, a me il padel fa cagare. È stata una roba, cioè un po' come la corazzata Fantozzi, Fantozzi, un applauso scrosciante. Ci ha fatto la battuta, no, è proprio vero. Anche io oggi, ieri me l'ha ricordato uno che è venuto a trovarmi con un ministro, non so che cavolo, e mi ha detto: sai, mi ricordo ancora quando ho detto quella cosa. Dico: ragazzi, non ce la facevo, cioè con sto racchettone. Giustamente ha ragione Pietrangeli, è uno sport per chi non ha saputo giocare all'altro comunque sport. Sinner per esempio, ecco anche questo: noi vince Sinner, qual è la polemica? Non è italiano. Ma come non è italiano? Cioè, no, perché non parla italiano. Peccato che non è italiano. Peccato che non è italiano. O come Schumacher vinceva con la Ferrari, però non parla. Ma chi se ne frega se non parla italiano? Cioè, è la Ferrari, è italiana, vince benissimo. Oppure, però quello parla italiano. Io preferisco, non lo so, Verstappen parla italiano.
Io lo prenderei con tanto di Red Bull, hai capito? La dipingerei di rosso. Ma al di là di questo, siamo un popolo strano, e se riusciamo a comprenderci, ecco, essere realisti e ad accettare quello che siamo, secondo me facciamo un bel passo avanti. E della lingua italiana cosa mi dici? Che sta scomparendo, quando si potrebbero sostituire tante parole inglesi con quelle che usiamo normalmente, senza appartenere al ventennio, voler per forza difendere l'italiano, ma i francesi lo fanno, arrivando all'esagerazione del jeu décisif al posto di tiebreak, senza arrivare a quello. Perdonami, io non posso parlare, perché quando torno a casa due volte alla settimana, tutti i film che guardiamo in casa sono in inglese. Perché la Monica, allora, la sua compagna è Monica Gasparini di Mediaset, ecco, così almeno lo sapete. Cioè, io mi rompo le palle perché devo vedere i film in inglese, qualche volta sono stanco con i sottotitoli, quindi in casa nostra si parla solo inglese, cioè si vedono solo film in inglese. No, in effetti abbiamo... Ecco, nello sport tu ti batti per questa cosa? Per parlare italiano? Assolutamente. C'è gente, cioè, c'è gente che non sa scrivere in italiano ma riesce a mettermi parole in inglese, che lo trovo veramente straordinario. No, io credo che l'italiano vada curato, tant'è che con molti ragazzi che abbiamo assunto, così dico sempre: ragazzi, leggete, imparate a scrivere, leggete i classici, leggete Marquez, leggete chi volete, i sudamericani, però smettete di leggerle. E per esempio, quando un'altra cosa, non mi chiamano più all'università, prima mi chiamavano per fare lezioni, le trovavo ridicole che dovessi fare lezioni all'università, di giornalismo. E ho detto: ragazzi, cioè, io vengo qua a fare lezioni per persone che diventeranno disoccupati prossimi, perché non ci sono più posti, certo, per i giornali, cioè vi rubano dei soldi, fate qualcos'altro, no? E vi dico soprattutto: non seguite i modelli, perché il problema dei giovani di oggi, che appunto vivono di cellulari e leggono poco, è che quando leggono i modelli. Cioè, io ho letto Mura e quindi voglio scrivere come, magari riuscire a scrivere Mura. Ho letto Brera, per cui userò un linguaggio ricchissimo, solo che non ha la cultura di Brera, per cui leggo delle robe quando arrivano a scrivere i ragazzi, che giuro da Sant'Uffizio, cioè da mandarli disarticolati, anacoluti, altre cose del genere. Ed è grave da questo punto di vista, ma la cosa più grave, ti ripeto, è che si va in quella direzione e non si torna più indietro, perché ci sono meno soldi, perché i giornali, le edicole si chiudono, perché tutti gli editori stanno stringendo la cinghia, ottimizzano prepensionamenti e licenziano, e quindi hai meno risorse. Per esempio, in America creano posti di lavoro, mandano in giro la gente, creano gli inviati. Da noi no, da noi viviamo ormai di televisione. Allora, il giornale, le televisioni fanno i telegiornali leggendo i giornali. I giornali vedono scritto sulla televisione e le riprendono sui siti. È tutto un circolo così. Andiamo avanti e ci autoalimentiamo fondamentalmente. Hai parlato degli impianti, tragico disastro italiano, non abbiamo uno stadio che sia uno, anche perché quello della Juventus non è, è della Juventus, quindi, cioè, non è di altri. Ma vedi, io credo che sia questo il problema, cioè gli stadi devono essere di proprietà, solo che i presidenti non vogliono spendere. I presidenti vogliono che sia lo Stato a dargli una mano col credito sportivo, con i comuni, con altre cose. No, io credo che dovrebbero avere delle gestioni di 99 anni come a Udine, che hanno lottato, oppure come a Torino, evidentemente, a crearsi il loro stadio, pagarselo e gestirselo. Ecco, a quel punto lì è un discorso. Ma non puoi pretendere che siano soldi pubblici destinati, oppure il PNRR sei commisso, voleva fare lo stadio lui, pagarlo lui. Allora non gliel'hanno permesso perché ci sono i vincoli culturali, i vincoli architettonici, siamo pieni di vincoli. Gli impianti, un'ultimissima cosa sugli impianti: a scuola gli impianti non ci sono. Io mi batto da anni perché invece a scuola venga insegnata un po' di cultura, storia dello sport, almeno quello, far venire voglia ai ragazzi di andare a praticarlo, perché tanto non ci saranno mai le palestre nelle scuole. Però manca anche questo aspetto, e che è una cosa che caratterizza la nostra società. Magari fra 100-200 anni si parlerà dello sport come di un atto di cultura, e oggi non viene considerato tale. Ti faccio un esempio personale: scuole medie inferiori.
superiori, io avevo il professore di ginnastica che era Nerio Zanetti. Nerio Zanetti è stato un mito della pallavolo italiana, e molti di noi hanno giocato, ci faceva giocare a pallavolo. Tre miei compagni sono finiti in nazionale. Quando giocavo a calcio, arrivò un signore che ci disse: ma se venite ragazzi, io vi insegno hockey su prato. No? Ci portava a giocare hockey su prato, io ero scarsissimo hockey su prato. Tre di questi ragazzi, i Ghedini e Marani, hanno fatto le Olimpiadi con l'hockey su prato. Cioè, se tu il ragazzo lo puoi portare nella direzione del tuo sport, se trovi l'impianto, un impianto anche che non deve essere uno stadio, un istruttore appassionato, veramente appassionato. A Bologna, per esempio, quanti di basket? Noi avevamo campi di basket a Margherita, facevano i tornei di basket, quindi la gente giocava continuamente a basket. Perché Basket City? Perché si giocava a basket. Qui era da sfigati giocare a calcio all'oratorio, si giocava a basket. Ma sai che c'era? La verità. Ma anche a Bologna c'era questa cosa, cioè il calcio era pop, popolare, il basket era un pochino più fighetto, perché poi le ragazze andavano al basket e non andavano, quindi... C'è. Ecco, tu sempre pensi, sempre le pratica. Bambi, ti ho interrotto. No, dicevo, ero convintissima che stasera parlavate di sport, soprattutto di qualsiasi cosa che c'era passione nello sport, e per andare avanti bisogna costruirla anche. Però mi faceva piacere appunto dell'importanza di promuovere una cultura sportiva corretta e sana. Si riesce a produrre una cultura di questo genere con tutti gli esempi magari negativi che in questo periodo vediamo? Non lo so, perché io sono molto scettico, nel senso che sui cambiamenti culturali e sulle crescite culturali. Sento parlare di crescita culturale che ho i capelli ancora scuri, e io ce li ho da 28 anni, ce li ho bianchi, prima grigi. Quindi credo che le crescite culturali partano dalla scuola, innanzitutto, dalla famiglia, e poi c'è lo step successivo, però non possiamo... Sì, è chiaro che lo Stato dovrebbe dare delle direttive, delle indicazioni che dovrebbero essere seguite, soprattutto nella scuola, perché è lì che praticamente ti formi, è lì che cresci, è lì che hai le prime basi. Ma pretendere, ecco, per esempio, quando sento dire: voi giornalisti dovete aiutarci, anche sportivi naturalmente, a cambiare culturalmente, non siamo in grado, non abbiamo gli strumenti, non siamo capaci di essere istruttori da questo punto di vista, o educatori ancora meglio, perché facciamo un'altra cosa, facciamo un altro mestiere, che è un mestiere sotto certi aspetti anche facile, se vogliamo, no? La differenza è farlo bene e farlo male, ecco, questa è una cosa, però è un mestiere che si può fare, cioè quanti ne abbiamo visti, Francesco? Quindi, ma non tocca a noi, cioè noi possiamo anche lottare per fare più rugby o più tennis o più basket nei giornali, ma se la risposta del cliente cresciuto in un certo modo è: non ti leggo se mi fai rugby in prima pagina, basket, sci, noi dobbiamo vendere i giornali, come le televisioni devono fare ascolti, cioè alla fine siamo soprattutto un prodotto commerciale, oltre che tra virgolette culturale, per cui l'editore, se tu non vendi i giornali, ti manda a casa. Certo. E per vendere i giornali devi comunque, hai un tuo target e devi seguire determinate indicazioni e la tua clientela, la tua utenza, non c'è niente da fare, cioè purtroppo è così. Non puoi inocularlo, cioè deve crescere assieme a tutte le parti della società, cioè non è che c'è la responsabilità di uno o di un altro, esatto. Una pillola, forse. Però deve nascere naturalmente, come quando volevano imporre di dare la mano alla fine della partita, o ti viene naturalmente, non è che puoi obbligare uno, è un fair play finto, il fair play è morto col professionismo, non esiste più, quando ci sono di mezzo i soldi il fair play è morto, cioè è una cosa che non ha senso. Io dico sempre che il fair play, quando si parla del fair play del rugby, però dovrebbe essere dentro di noi, ma il fair play nel rugby è fondamentale, se no sarebbero 15 morti a partita, esatto, è questo, cioè, si picchia. Io ricordo che ho conosciuto lo Cicero in televisione, gli ho guardato le orecchie, quelle da mischia,
La cartilagine. Minchia, non capisco perché non parlate di rugby. La cartilagine era un elefante. Le orecchie. Come si chiamano queste in inglese? Sono costretto a usare una parola in inglese che però traduco. Cauliflower ear, le orecchie a cavolfiore. Perché se rompono tutte le cartilagini, tu ti puoi difendere. Perché nelle mische si sfregano in continuazione. Le cartilagini vengono violentate fondamentalmente. Allora ho detto io, poi si fanno degli scontri. Gente di 120, ce n'era uno di 150 l'altro giorno. Oggi nella mischia siamo vicini alla tonnellata, siamo quasi a 1000 kg per 8 uomini. Se ti viene addosso uno di 120 kg o 110 kg a una velocità supersonica e non ha neanche il fair play, io vedo delle ossa che saltano, cioè mandibole partite, cioè deve esserci il fair play per forza. Sennò però non lo puoi indurre. Cioè, deve nascere naturalmente, perché da quando sono ragazzini conoscono questo tipo di modo di affrontare lo sport, no? Di comportarsi. Ma fair play in italiano? Fair play è buona educazione, sì, gioco corretto, correttezza. Rispetto, cioè i famosi valori. Sì, fair play è una sintesi di tante cose, in effetti. Vedi che gli inglesi sono più furbi di noi? Sono un po' stretti. Sei fregato subito così. La prima cosa sei fregato. Si però può riuscire, dicevo, che non vedo più nei bambini, soprattutto che si avvicinano allo sport, che lo sport è un piacere. E qui ci vorrebbe qualcuno esperto di pedagogia, però cioè, di fatto però, devi avvicinarli con questo spirito. Con piacere, con fatto un discorso di essere insieme e di non dover fare lo sgambetto all'amico che diventa nemico. Però Bambi, quando ero ragazzo giocavo a pallone, in questi problemi non me li ponevo. Per me era un piacere andare a giocare con i compagni, cioè non è che mi dicevano vai a giocare a calcio perché vedrai che è un piacere, no, io volevo vincere. I miei genitori non sapevano neanche dove andassi, primo. Già buona. Io quando ho fatto presidente della società locale qui di rugby speravo che arrivassero delle persone senza genitori, perché altrimenti sarebbe stato un dramma anche nel rugby, figurati nel calcio, di gente che litigava con l'allenatore perché non gioca. Ma eravamo anche forse diversi, io andavo a giocare a calcio, era la cosa più bella del mondo però sicuramente tu volevi vincere, però volevi vincere nello spirito che ti divertivi. Io volevo vincere anche rubando. No, io no, nel senso che no, ma guarda che non sto dicendo una cosa, negli anni scorsi io ho visto una cosa nei campionati giovanili, hanno tolto il risultato. Ho trovato una cosa assurda, la vita è il risultato. Beh, è come la scuola senza il gol, cioè. Esatto, uguale, cioè dicevo devono giocare tutti, ecco anche questo, 25 ragazzi no, devono giocare tutti, no, devono entrare. Se uno non è capace perché gli imponi di giocare? Gli devi anzi dire, è un'umiliazione poi per lui, vai a fare qualcos'altro, cioè certo. La selezione nasce anche da lì, non è una selezione di razza, è una selezione di atteggiamento, di talento, di passione anche, no? Ecco, noi abbiamo per questo desiderio di uniformare, questa democrazia livellare, abbiamo sbagliato tutto e ci siamo posti un sacco di problemi. Quando eravamo ragazzi di problemi ne avevamo di meno, andavamo a giocare, ci piaceva, ci divertivamo, se ogni tanto simulavamo, prendevamo un rigore. È anche il comportamento corretto che tu hai in quel momento, deve essere dentro di te che è corretto quello che stai facendo. Certo. Va bene, poi ti può portare al gol, però è anche corretto come ti muovi. E anche discorso sano. Una volta lo sportivo era sano, adesso lo sportivo è ancora sano, Francesco. Beh, certo, voglio dire, nel complesso sì, finché non arriva di mezzo il professionismo è un'altra cosa. Il professionismo confina nello spettacolo. Cioè, c'è una cosa che diceva Luca Vialli, una volta si parlava di simulatori, no? E lui diceva è sbagliato condannare i simulatori, perché lo sport professionistico non è uno sport, è un gioco, no? E nel gioco è previsto il bluff. Se ci pensi, è chiaro che è una sintesi molto estrema, però diceva io provo a fregare l'avversario, no? In un modo più o meno corretto, poi c'è un arbitro che deve decidere se ho fregato o non ho fregato. È sbagliato, non è sbagliato, è così.
ma lo fanno anche altri. Poi magari in Inghilterra è un po' diverso, perché loro hanno questo mito del fair play dove ne fanno poi tutti i colori, perché poi si drogano, bevono di notte, stuprano, ne fanno tutti i colori, ecco. Cioè, poi però nel calcio, se c'è un rigore che non ci voleva essere, la Fowler dice non è rigore, è Robbie Fowler, esatto, hai capito? Cioè, io credo che sia difficile insegnare la cultura, è difficile insegnare il carattere se i tuoi genitori non te l'hanno insegnato, che è la cosa fondamentale, il rispetto soprattutto, è una cosa, rispetto nei confronti dei grandi, rispetto nei confronti dell'altro, rispetto, ecco, se tu parti con quelle basi lì, secondo me parti già bene e non ti poni il problema, hai capito? Poi adesso vedi che c'è sta polemica anche a Cerbi, a Cerbi con Jesus, io oggi ho scritto 20 righe. Perché si dice Juan Jesus e non Juan Jesus? Dillo come ti pare. Juan Jesus. E sarebbe Jesus. Juan Jesus. Juan Jesus. Ma perché lui vuole Juan. Invece è Juan, in brasiliano è Juan. Però lui dice che è spagnolo, Juan, vabbè, se ne frega. Allora, quello che è successo una cosa grave. Sì. Grave in questo senso, perché se un giocatore dice a un altro di colore, gli dice sei un negro, no? E l'altro lo denuncia all'arbitro, non possiamo porci il problema se sia vero o no, perché non è mai successo, ma se un ragazzo di 30 anni come 32 come Giovanni Gesù si sente colpito da questa cosa, evidentemente quest'altro gliel'ha detta. Se poi quest'altro si è anche scusato in campo e lui dopo lo dice, quest'altro gliel'ha detto. Ma adesso noi siamo qui a difendere, attaccare, queste sono cose di campo, queste sono cose che si possono dire, queste le cose, poi finisce tutto lì. Non finisce tutto lì, perché se ti beccano in Inghilterra, per esempio, a dire una cosa del genere, tu finisci di giocare a calcio. E anche questo, là hanno delle regole molto chiare e molto evidenti a tutti. Qui da noi riusciamo a girarle, a farle diventare il prodotto di una polemica che poi non porta praticamente a nulla se non a una divisione ulteriore. Perché la tecnologia non ha eliminato invece le polemiche? Di solito la tecnologia negli altri sport in qualche modo perché viene usata dall'uomo sempre per quello. Perché se ti faccio l'esempio del gol del fuorigioco semiautomatico, se io. Però ci vuole anche l'accettazione da parte del pubblico, se c'è l'errore, pazienza. Come dici? Nel rugby è successo durante le Sei Nazioni che non sia stata data una meta alla Scozia contro la Francia, che avrebbe un po' cambiato il senso del torneo. Hanno visto, rivisto, riguardato con tutto lo stadio che guardava. E tutti i mezzi dicono: finita la partita, basta, finita lì. Sì, uno ha detto: sì, avrebbe dovuto darla. Qui in Italia può durare almeno 25 anni di polemiche, una cosa del genere, perché il calcio. Questo, io parlo dell'accettazione da parte del pubblico, di tutto quello che ruota. Non c'è accettazione. Perché a un certo punto può succedere, come dici tu, che un uomo non riesca a capire o sbagli, cioè non riesca a capire effettivamente cosa succede. Qui non c'è accettazione, non c'è accettazione perché poi c'è il famoso campanile. La difesa del campanile e tutto il resto. E l'arbitro viene sminuito da tutto questo? Come si dice? L'arbitro ormai non esiste più. È un ruolo che. Un po' come i giudici della tennis che sono stati fisicamente eliminati. Sì, perché oggi è la tecnologia che determina se la palla è uscita o non è uscita. Quindi è tutto cambiato e la tecnologia sta cambiando anche noi, ha cambiato lo sport. Una volta lo calcio di Serie A doveva essere uguale al calcio di terza categoria, oggi il calcio di Serie A è tutto un altro sport rispetto al calcio di terza categoria. Cioè, ma guarda anche ieri, guarda ieri c'era un amichevole Italia-Venezuela, non c'era la Goal Technology, non c'era il VAR, quindi tu hai giocato un calcio diverso, tu hai guardato un calcio diverso rispetto a quello che tu antico, abitualmente fuori. Rispetto a quello che, ma ti rendi conto che in nessun altro sport succede? Rino Tommasi mi diceva una volta, arrivo a Flash and Meadows, mi fa questo torneo è irregolare. Dico, come Rino è irregolare? Perché lo imiti anche come voi? Sì, esatto, perché è irregolare? L'occhio di falco c'è solo sui due campi principali, sugli altri campi non c'è, il torneo va invalidato perché non tutti hanno le stesse possibilità. Ha ragione, aveva perfettamente ragione. Aveva ragione. E poi hai i tempi, qui hai nella Serie A hai l'overtime regolarmente, nel calcio giovanile c'è il cugino dello zio che fa il guardaline, cioè è tutto un altro sport, quindi ma
già a livello professionistico una nazionale che gioca un amichevole in America e non c'è la goal technology, non c'è il VAR. Ma attenzione, fino all'anno scorso in alcune coppe europee, nella Champions c'era, nell'Euroliga non c'era, nella Conference non c'era, perché costava troppo, perché non c'erano gli arbitri, perché non c'è. Questo è quindi come possiamo regolamentare tutta questa cosa? Senti, un'altra cosa voglio dire, stiamo parlando del sana, cioè i bambini che giocano, c'è cioè anche l'idea prendi questo, mangia questo, fai questo. Molto difficile, difficile, molto difficile, e soprattutto se tu pensi come sono organizzate le associazioni sportive dilettantistiche, cioè devono far arrivare qualche esperto di dietologia che arriva per un favore, perché non puoi pagarlo, perché devi dare dei suggerimenti ai genitori che ti dicono sì, ma noi non abbiamo i soldi per dare la mezza merenda, la cosa è sì, no, ma io ti devo, bisogna accettare che vengano dati, secondo me, dei consigli di massima dicendogli guarda, invece la merendina è meglio mangiare pane e olio, pane o prosciutto, però ritornare cioè, appunto a delle cose molto semplici e anche economiche, perché spesso si dimentica questo aspetto. La rivoluzione della nuova legge che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche con l'obbligo di mettere in regola alcune figure stronca completamente la possibilità di utilizzare volontari, e come è stato fatto fino a oggi. Da una parte va bene, ma le casse non lo consentono e quindi tantissime società sportive dilettantistiche rinunceranno, non andranno avanti, tanti presidenti diranno io non lo faccio perché ci sono troppe responsabilità, era già responsabile in solido prima, adesso dirà, adesso è peggiorata ancora la situazione. È, ovviamente è lo sport di base, non è lo sport professionistico, lo sport. Devo parlare di Selvaggio Lucarelli? No. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Dopo vi mandiamo tutti a riposare. Tutti tranquilli? Sì. Ok, andiamo tutti a giocare. Alla sera fa male, vero? Fare sport perché poi ti eccita. Ma chi l'ha detto? No. Ma chi l'ha detto? No, che ti eccita, non dormi più. No. Un po' sì. L'ha detto lui che è un medico e ha fatto la Coppa del Mondo di sci, quindi sono anche fortuna, sì. Abbiamo qui Fraschini. No, no, io lo sport purtroppo non lo posso più praticare, quindi perché non ho più tempo, ma mi piacerebbe tanto. Anche l'età, devo dire. Quindi non faccio una domanda sulla crisi del ciclismo, sì, che una volta contava come il calcio e che progressivamente va sempre più indietro, lo so. Ma erano tutti due questo, no, ma io parlo ancora prima, quando c'erano Coppi, Barthes, le cose, era quasi più importante Merckx del calcio. Bombatissimo. Merckx è il più forte corridore di tutti i tempi. Ma ad ogni modo qui alla Rese sono tutti dorati perché hanno tutte le merendine, le noccioline, dietro se lo portano dietro. Ah, sì? Sì, sì, anche mio marito si può andare in giro con le noccioline perché... Ma quelle sono una questione di spazio, perché panino al prosciutto non ci sta. Avevano detto di non parlare della famiglia. Allora, grazie a tutti. Francesco, vuoi chiudere con qualcosa, una buona idea, qualcosa verso il futuro dello sport? È una cosa leggera, poco impegnativa verso il futuro dello sport. Beh, avere la passione come ce l'hai tu, questa è bella che la trasmetti, come oggi Ivan ha trasmesso le sue cose. Mi piacciono questi incontri dove si sente la passione, si sente l'amore per quello che uno sta facendo. La passione è tutto. Io quando ho la febbre alta ho due paure, mi vengono due incubi. Il primo è uno che bussa alla porta e dice devi andare a fare l'avvocato, e dico no, non sono capace, se non ce la farei, mi sono inutilmente laureato ma non ce la faccio. La seconda è non trovare la cabina di commento dentro lo stadio, cioè, e soprattutto è Twickenham, che sono 84.000 persone, lo stadio di Londra del rugby, che è più piccolo di Wembley ma è più inquietante di Wembley, ci sono delle scale infinite, si arriva solo con le scale e la gente fa sempre la pipì perché bevono solo birra, e quindi se tu per caso non arrivi con un'ora di anticipo, no, non arrivi alla postazione commento, e allora quando ho la febbre inizio a sudare, dico no, e vedo queste scale che con la gente io non riesco a andare, come io devo andare, e non arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo, e sudo. I bagni inglesi degli stadi, anche gli italiani, ma quelli inglesi degli stadi sono una roba, sono peggio dei pub. Mamma mia, io ricordo il vecchio Wembley, e se ti scappa la pipì devi solo pregare Dio di non fartela addosso, perché non ci sono altre alternative. Poi avendo le seggioline piccole piccole, stavi tutto stretto, no? Non è che puoi lì in mezzo a tutti tagliare una bottiglia e nasconderti, cioè cosa fai?
mi è capitato di fare la telecronaca delle Olimpiadi a Londra di ciclismo, dal primo metro all'arrivo, circa 7 ore, compreso il pre e il post, e a un certo punto non ce la facevo più, ero rimasto con Cipollini, loro si alternavano, i famosi talent vicino, si alternavano Fondres, Cipollini, Lombardi, se non c'era vicino Cipollini, gli dico, oh, io non ce la faccio più, guarda che qui adesso cerco in un minuto e mezzo di pubblicità che faccio mettere, intanto scrivevo al telefono, mettete un attimo di pubblicità, di andare ad aggiungere quel posto là e fare la pipì là dietro, se non fa, rientra tu, ma io non so capace, e sono arrivato che ero al pelo, perché queste sono, vabbè, almeno ho chiuso. Beh, divertendo, basta, ecco. Bravi, grazie Zanzaroni, che ti abbiamo conosciuto in questo modo, ma se no ti vediamo sempre allegro, che balli, tutto felice. Perché deve essere triste. No, bello, però qui sei molto forte. Ma lo è sempre. Sì, è proprio forte. Perché non ho detto una parolaccia, già questo. No, ma è bello dire parolacce. Beh, però si può, dai, oggi è quasi un fiore. Sei il censore tu. E Francesco, grazie mille. Si sente. È un augurio. Da qui allora, l'ha detto anche Fantozzi, sì. Cioè, qui abbiamo una citazione alta, ecco, da questo punto di vista. No. Vero, poi abbiamo premiato noi Fantozzi. Posso fare un intervento? Volevo spezzare una lancia fuori dei ragazzi. Noi in Italia abbiamo un liceo scientifico sportivo. Sì. Sono il paese scientifico di Varese. E i ragazzi credono molto nello sport. A Varese stiamo facendo tanto per lo sport, basket, calcio, rugby, attività. Quindi anche attraverso questi giornali date spazio a questi licei. È stata una fatica enorme per il Ministero e anche per noi far entrare lo sport nelle scuole. Adesso siamo forse una delle poche nazioni che ha un liceo scientifico e un liceo sportivo dove non si viene promosso perché si è degli atleti. Abbiamo bocciato anche degli atleti, vuol dire. È una scuola che cerca di sviluppare l'idea dello sport, non solo dal punto di vista del fair play, ma l'idea che lo sport è qualcosa di sano, di competitivo, dove la capacità e l'attitudine deve portare avanti. Quindi attraverso i vostri giornali, attraverso le telecamere. Ma guarda, il mio giornale da 3 anni ha una pagina tutti i lunedì, scritta lunedì su martedì, da ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Che affrontano questi temi, ma affrontano anche i temi alti, cioè gli avvenimenti, gli eventi con il loro linguaggio, non vengono toccate i loro articoli, ed è il gruppo di Radio Immaginaria. Radio Immaginaria è una radio di 250 ragazzi in giro per il mondo e hanno scelto noi per fare questo tipo di esperimento, che devo dirti che funziona anche vanno anche a Sanremo, per esempio, quindi fanno articoli su questo e di sport si occupano anche dal punto di vista delle strutture. E sono quelli che sono andati a Caivano, no, a Scampia, esattamente, per, con Abodi, per aprire, sai che c'era questo luogo di spaccio, esattamente, che è stato trasformato, e loro sono stati quelli che hanno spinto di più attraverso il giornale per queste cose. Hai ragione, però come posso dirti, dovrebbero essere di più, dovrebbero occuparsene anche i giornali generalisti, non soltanto sportivi, perché qui parliamo di cose ancora un po' più importanti, naturalmente dello sport praticato, e anche le televisioni. Cioè, i ragazzi credono nello sport, no? Però dagli adulti vogliono... Credono nello sport, se gli fai credere nello sport. Vogliono coerenza da parte degli adulti, no? Coerenza. Gli adulti possono anche sbagliare, loro lo accettano, lo capiscono, però quello che la bellezza che vedono negli occhi di questi ragazzi è ancora il fatto che siano genuini, no? Vedono nello sport la possibilità di riscatto, di successo, ma anche vogliono entrare nel mondo dello sport appunto come giornalisti, come futuri amministratori, cioè non solo come sportivi, però lo sport è ancora una grande leva. La cosa più importante secondo me è l'aspetto del divertimento, cioè se tu devi partire dal divertimento, devi far divertire, perché se non si divertono non arriveranno da nessuna parte, cioè la passione non riuscirà ad alimentarla, e molti istruttori questo aspetto del divertimento lo annullano per passare alla competitività. Questo è il problema serio, hai capito? Cioè, almeno inizialmente, poi quando si formano a 14-15 anni, allora a quel punto puoi andare a fare lo step, l'upgrade, come direbbe Pierantozzi, hai capito? Se no, reset. Mischia, reset, rifacciamo. Grazie. Dai, grazie. Allora.